Eccoci qua per una diretta, perché non le faccio mai le dirette, o meglio, non è una diretta, è una registrazione in diretta, perché tutte le sere siete lì pronti o pronte a guardare il numero di morti totali, magari vi scappa anche sotto quelli che sono guariti senza che abbiamo qualsiasi cura. In questo momento sono morte di coronavirus 87.731 persone. E ne sono guarite 319.192. Ma andiamo velocemente a vedere in Italia oggi, mamma mia, 542 morti. Sono tanti, sono tantissimi. Su 87.731 morti, ma gli altri malati di cosa muoiono? Ad esempio, quest'anno, oggi è l'8 di aprile, sono morte 131.713 persone per influenza stagionale. Un bel po' di più rispetto al coronavirus. Aborti, vabbè. Sono morte 83.718 mamme durante il momento di dare alla luce i figli. 87.731? Allora è pericoloso anche mettere al mondo i bambini, credo, o no? Smettiamo di mettere al mondo i bambini? Facciamo questo? E quanti sono morti per l'AIDS? 455.000 e passa persone, 87.000 il coronavirus. E quante persone sono morte per il cancro? 2.224.510. Ma questa è una pandemia, non questa del coronavirus. Queste cose le guardate, ragazzi e ragazze, ok? Per malaria, 265.677 persone. Penso che dovremmo prendere dei bei provvedimenti per la malaria, ok? E per le sigarette che fumiamo, guardate, 13 miliardi 880 mila sigarette fumate oggi. E morti per il fumo quest'anno, 1.354.000. E continuate a vendere le sigarette e a fumare le sigarette. 87.731 morti di coronavirus. Cosa sono oggi? Niente. Morti per l'alcol, 677.430 persone. Smettiamo di bere l'alcol. E i suicidi, va bene. E per gli incidenti sulla strada, 365.628 persone. Grazie per aver guardato anche questi numeri, perché qualcuno sta dando i numeri e voi che li leggete siete peggio di lui che li dà. This is the main hospital in Bergamo, in Lombardy province. It's one of the most advanced hospitals in Europe. But it's the most hard hit of all the This is the main hospital in Bergamo, in Lombardy province. It's one of the most advanced hospitals in Europe. But it's the most hard hit of all the